Sí, lo ha de ser, mi señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol. Siamo pellegrini e siamo avviati a Sedem Petri per impetrare l'indulgenza. Il cammino non richiede un orario, il cammino è lì in completa libertà, ti lascia solo, ti permette di svolgerlo a seconda dei tuoi propri desideri. Noti delle cose che prima non notavi, fai delle cose che sono inerenti a te, non imposte dalla usuale prassi, dallo spettacolo che ti viene indotto, dalla comunicazione. Sei tu che scopri quanto avviene attorno a te. Quindi è un'evasione, è un modo di riallacciarsi a una vita più libera, ma anche un modo di allacciarsi alla tradizione che purtroppo con lo sviluppo tumultuoso della vita moderna tende a scomparire. Allora l'uomo ritrova per quel breve periodo, con uno sforzo anche, uno sforzo fisico notevole, ma nello stesso tempo con un senso di libertà, di scelta individuale, di fare il cammino che gli permette di vivere un'esperienza che lui si è scelta, che gli fa vedere delle cose che sono intime, che sono sue, emozioni che sono sue, gli permette di fare una scelta di itinerari completamente libera, di procedere quando gli pare e di farsi gli amici che vuole, anche se sono difficili da fare. Quindi lui si ritrova ad avere una ribellione, diciamo, alla sua vita moderna e di ritornare al passato e di sentirsi rinfrancato per questo. Grazie, grazie, ci salutiamo. Ma io credo che il cammino, come sentito, come interpretato da tutti questi europei e non solo europei, sia una risposta alla vita moderna. Vita moderna che ha un tumultuoso svolgimento, un tumultuoso sviluppo. Ci troviamo la nostra vita regolata dai computer, regolata da meccanizzazioni che non sospettavamo prima, i nostri impegni sul lavoro sono inderogabili, siamo costretti a mantenere dei ritmi di vita, ritmi di lavoro, abbiamo delle scadenze e ci troviamo ad essere costretti a seguire un orario che ci viene imposto. È perciò che vediamo come uno spiraglio di evasione il cammino. Alison, ricevi questo bastone, appoggio per il cammino e la stanchezza sul sentiero del tuo pellegrinaggio. Per intercessione di San Pietro, sii capace di superare le avversità che si succederanno nel cammino della vita. Ti sia di conforto il sostegno del Signore. Accipio. Daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Vai, vai, finché c'hai spazio, adesso lì ci andiamo bene. Questo muro qua me lo ricordo. Alberto, ha detto di andare avanti di là, signore, ma devi tutti dare una mano. Sì, sì, sì. Vieni! Oh,
farti vedere le stelle. Ce l'abbiamo fatta! Finita! Just the same again. Thank you.